Sì. No, non mi sono sentito.
Mi sente, signor Ruggero? Io non la sento proprio. Abbiamo problemi di audio qui. Mi dice... Niente, non si sente niente. No, invece noi assolutamente niente. Io sto leggendo adesso il labiale, in realtà. Non si sente niente. Mi sente? Niente. Ha inviato un messaggio. Prova a disconnettersi e verificare audio. Ok, adesso ci provo. Mi ascolti correttamente? Ora, pronto? Prova? Ah, Sì, Valentina, mi senti? eccomi, Buonasera. ora ti sento. Buonasera, buonasera a tutti. Avevo problemi con l'audio. Allora proviamo ancora qualcun altro con Perfetto. l'audio. Vediamo se tutti quanti ascoltate e vedete correttamente. Ok, Valentina, allora più tardi. Vediamo A più tardi, va bene, grazie, buonasera, buonasera. se Sara ci ascolta e ci vede correttamente. Sara, buonasera. Buonasera a tutti, sì, ora anch'io sono in linea, collegata con voi, grazie. Perfetto, benissimo. E probabilmente abbiamo avuto qualche problema di audio, ma dovrebbe essere risolto. Vediamo se Anna Maria Liguori, che aveva problemi, adesso è in grado di ascoltarci. Anna Maria, ci senti adesso correttamente? Sì, Ettore, sono Daniela, ti sento, ora sì. Ciao Daniela, auguri, buon anno. Ciao, auguri anche Perfetto, e allora siamo pronti, mancano un po' di persone ancora per collegarsi, facciamo le ultime prove, vediamo Sara quindi ok, vediamo... Se Loredana Mucci adesso ci ascolta e ci vede correttamente. Loredana, ci ascolti correttamente adesso? sì. Comunque io sono Porta Annalisa. Ah, Sono qui al posto di Loredana, sì. Grazie. ok, ciao, buonasera e auguri di buon Buonasera, auguri a voi. Perfetto. Ok. Maurizio, tu ci ascolti e ci vedi correttamente? Maurizio ha qualche problema? Maurizio? Maurizio, puoi parlare? Proviamo a vedere se la tua connessione è ok. Pronto? Maurizio, ci senti? Nel frattempo si è collegato Mimmo. Mimmo, proviamo a vedere se ci ascolti e ci vedi correttamente. Se puoi parlare, puoi salutarci.
Mimmo, buonasera. Ciao. Perfetto, ci ascolti e ci vedi correttamente? Sì. Perfetto, ok, grazie. Tra qualche minuto iniziamo. Vediamo se Loredana ci vede e ci ascolta correttamente. Loredana, ok? Sì, sì. Perfetto. Mi sento benissimo. Benissimo. Ok, qualche problema allora l'abbiamo risolto. Vediamo se Anita ci ascolta e ci vede correttamente. Anita, buonasera. Sì, sì, ciao a tutti. Benissimo, grazie. Maurizio, ci vedi e ci senti correttamente? Maurizio? 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 C'è qualche problema proprio con Maurizio? Nel frattempo aspettiamo che qualche altro si colleghi. Intanto buonasera a tutti, e per chi si fosse messo l'ascolto adesso, tra qualche istante inizieremo questo nostro secondo webinar che è incentrato tutto sul tema del turismo esperienziale insieme a Maurizio Testa, che avrò modo di presentarvi, che è collegato da Milano. Rinnovo gli auguri a tutti quanti di un buon inizio d'anno e, come voi sapete, siamo impegnati nel completare i primi incontri con tutte le aziende partecipanti. Alcuni di voi hanno chiesto di poter fare l'incontro dopo le feste e quindi in questi giorni avremo modo di sentirci per programmare appunto l'incontro. Molti altri ci sono già stati e quindi stiamo lavorando già per la seconda tappa. Incontri che vi ricordo essere orientati a capire come creare insieme un evento di turismo industriale nella vostra azienda che poi possa trovare mercato, possa essere turisticamente attrattivo per i visitatori, che ci auguriamo di poter attivare dalla prossima primavera. Vediamo se Sara Costantini, che si è collegata, ci sente. Buonasera. Buonasera Sara. Sara, ci senti e ci vedi correttamente? Sara, buonasera, ci ascolti e ci vedi correttamente? Io vi ascolto. Perfetto, ciao, bentrovata. Buongiorno allora, a tutti. Dopo. Ciao. Aspettiamo ancora, vediamo. Il collegamento con Maurizio, mancano un po' di altre persone. Vediamo, c'è qualcuno che mi chiama. Sì, Serena, ciao, buonasera. Pronto? Sono collegato, sono Maurizio Testa, non so se mi senti. Io non ti sento, Ettore.
Adesso ti sento bene, adesso sono collegato. Ecco, adesso ti sento. Perfetto, stiamo avendo qualche problema, qualcun altro ha chiesto di potersi collegare e quindi Maurizio, se possiamo poi pazientare un attimo, così adesso anche gli altri possono collegarsi. Che problema c'era? Perché improvvisamente è partita la tua voce. Non lo so, adesso vediamo. Un attimo solo, che c'è qualcuno che ha perso la connessione e quindi ha bisogno di essere rinvitato. Nel frattempo io ringrazio Maurizio Testa, che saluto cordialmente. Inizio a presentarlo così guadagniamo un po' di tempo, visto che siamo un po' in ritardo. Maurizio è il fondatore e il responsabile di Artes, che è la rete di turismo esperienziale in Italia, e peraltro partner del nostro progetto, quindi siamo molto contenti di poter avere con lui oggi questo webinar che ci aiuta a capire il tasso di esperienzialità che dovremo mettere nei nostri prodotti di turismo industriale. E aspettiamo qualche minuto, facciamo in modo che gli altri si possano collegare e così poi possiamo partire. Artes è una rete di operatori di turismo esperienziale sparsa in tutta Italia. Avrà modo Maurizio di presentarci brevemente come è nata e gli obiettivi di questa rete, che ripeto essere partner del nostro progetto e ormai da qualche anno è leader del turismo esperienziale in Italia. E una parte, un attimo solo, che molti di voi mi chiamano e allora devo sospendere un attimo. Sì? Sì, ciao Giuseppe, ti colleghi? E adesso te la rinvio. È lì a Perniol la tua email. Ok, sì, te l'ho mandata, adesso te la rimando subito. A tra poco, ciao. Siamo già collegati, sì, ciao. Allora, scusate, siamo in diretta, ma è così. Bene, allora abbiamo invitato anche questi altri amici che spero si colleghino a breve con noi. E allora si è collegato anche Alessandra. Alessandra, buongiorno, ci vedi, ci ascolti correttamente? Se ci dai un cenno puoi parlare al microfono. Alessandra, buonasera. Vediamo, si è collegato anche Angelo Inglese. Buonasera Angelo, ci ascolti correttamente? Angelo? Sì, mi senti? Ci ascolti e ci vedi correttamente? Sì, tutto bene. Molto bene, perfetto, ok. Finalmente qualcun altro si sta collegando. Ricordo che se vorrete intervenire, soprattutto sarà nella parte finale, potete alzare la manina e chiedere di poter intervenire per una breve domanda per poter dialogare con il nostro relatore.
Maurizio, ci sei? Sì. Perfetto, e allora un paio di minuti e iniziamo perché qui vediamo adesso dovrebbero collegarsi un altro paio di amici. Ricordo che qui noi siamo un po' di aziende impegnate in questo progetto di turismo industriale in Puglia, di rete di turismo industriale in Puglia. Al momento sono collegati Alessandra Savio dell'azienda Trek Design e poi Alessandra Greco dell'azienda Officine Tamborrino, Angelo Inglese per l'omonima azienda che si occupa di sartoria e ricamificio, e poi ancora Anna Maria Di Cuori che è anche un ricamificio e un'azienda del settore tessile. E poi Mimmo Lo Iacono, che qualcuno di voi non ha ancora conosciuto, che ha un birrificio artigianale qui a Bari. Si è collegato anche Giuseppe Lemma, che è il titolare di un olificio su Altamura. E poi Loredana Mucci, della Mucci Confetteria di Andria, Sara Costantini, della Frisella Point e Panificio Beccarisi di Galatina. E poi Sara Detrizio dell'Agricola del Sole e della Selezione Casillo. Serena Guida si è collegata e la saluto, sono contento che siamo ok, e della cantina Leone De Castris. E poi Valentina Santoro della Pimar, azienda che a Melendugno si occupa di pietre leccese. E poi abbiamo ancora Valentina Santoro, l'ho detto, Serena, mi sa che siamo purtroppo solo questi. Qualcun altro è fuori per fiere, qualcun altro è fuori forse per vacanza, qualcun altro non so che fine abbia fatto. Ad ogni modo, incominciamo e il piacere di introdurvi, come in parte ho già fatto Maurizio, che chiedo possa apparire in video. Che ricordo essere il fondatore di Artes, Artes che è partner del nostro progetto, è un po', diciamo, la mamma del nostro tentativo di fare una rete di turismo industriale che abbia i requisiti di un turismo esperienziale, di un turismo che ci spiegherà Maurizio, possa rispondere alla domanda di autenticità e di relazionalità che il turista di oggi richiede. A te, che vi ho detto, già è partner del nostro progetto, e quindi do la parola a Maurizio. Ricordo che chi vuole intervenire può farlo alzando la manina negli spazi che ci daremo per il dibattito. Ne faremo eventualmente uno, diciamo, quasi a metà del nostro incontro, e poi un altro spazio alla fine. Probabilmente, avendo iniziato con un quarto d'ora di ritardo, ci dedicheremo un quarto d'ora in più, se siete d'accordo. Io comunque vi consiglio di essere un po' più attenti alle mail che si mandano per il link. Ricordo che ogni volta bisogna iscriversi al webinar per poi collegarsi ed è bene farlo qualche minuto prima del collegamento, in modo tale che verifichiamo che tutto quanto sia a posto. La tecnologia ci aiuta molto, però talvolta fa qualche piccolo scherzo e quindi dobbiamo essere sicuri che tutto quanto funzioni nel migliore dei modi, perché è tempo che dedichiamo e che sottraiamo al nostro lavoro, quindi è un tempo molto prezioso. Bene, e allora a te Maurizio, ricordo che Maurizio è a Milano e noi invece siamo un po' sparsi per la Puglia. Ti ho dato in sintesi l'idea di chi partecipa a questo nostro webinar. E allora grazie di essere con noi e di aiutarci in questa avventura che ci vedrà di qui a qualche mese, speriamo, realizzare una rete di turismo industriale nella nostra regione. Allora, buongiorno a tutti, è un onore essere con voi quest'oggi. So che avete poco tempo, per cui cercherò di dare qualche informazione, qualche spunto in modo da poter chiudere verso le 15:30 come era previsto dal calendario. In ogni caso sono disponibile per qualsiasi domanda. Allora, intanto chiedo a Ettore se si vede sullo schermo la presentazione che scorrerò. Sì, molto bene.
Perfetto, ecco, sono qui alle prese con la finestra, un attimo solo che non so bene come si fa. Ecco, allora, il compito che Ettore mi ha dato è quello di parlare di turismo esperienziale in chiave industriale. Farò un breve riassunto. Di alcuni dati macroscopici sul turismo, ipotizzando che non tutti abbiano in mente. E poi cercherò di dare delle traiettorie sui trend del turismo a livello mondiale e anche a livello italiano, le implicazioni per il mondo industriale che sono molto significative. Allora, potete sempre appunto fermare e chiedere magari qualche domanda anche mentre svolgiamo questa presentazione. Allora, turismo esperienziale industriale, una leva per lo sviluppo delle imprese italiane anche nel settore turistico. Quindi certamente c'è un discorso di sviluppo del turismo in Italia, ma quello che scopriremo in questo nostro breve dialogo è che il mondo delle industrie può avvalersi del canale turistico per o fidelizzare la propria clientela o sviluppare nuova clientela, quindi non solo per fare turismo, ma per sviluppare la propria mercanzia. Ecco, intanto cominciamo a dire che il turismo è un mercato in grande aumento. Chi appunto come voi è imprenditore e mette i soldi in mercati che crescono. Ecco, il turismo cresce mediamente del 4-5% all'anno a livello mondiale e sono crescite che noi faremmo carte false se il nostro PIL italiano crescesse di questo livello. Ecco, tanto per dare un'idea, i trend di crescita si vedono anche nel numero di arrivi internazionali. Ecco, quindi qui sto parlando non tanto del turismo italiano per italiani, anche, ma in questa figura si parla di arrivi internazionali. Quindi è bene dimensionare quanti sono gli arrivi di esseri umani, di viaggi che passano da un confine a un altro, e se negli anni 50 25 milioni, diciamo che nel 2012 abbiamo superato un miliardo, l'anno scorso abbiamo fatto 1,3 miliardi, 1,4 miliardi di viaggi e nel 2030 si prevedono 1,8 miliardi di viaggi. Ecco, attenzione, i viaggi non corrispondono ai viaggiatori perché ci sono viaggiatori che fanno anche più viaggi. Per esempio, i cinesi di fascia più alta fanno 6-7 viaggi all'anno, tanto per darvi un'idea. Ecco, quindi qui stiamo parlando di numeri incredibili e ci fanno capire che è un mercato enorme. Tanto per darvi anche una dimensione economica, fatto insieme tutto il turismo tra indotto, non indotto, domestico, non domestico, stiamo parlando del più grande mercato del mondo, 7,6 trilioni di dollari americani, 7.600 miliardi di dollari. Quindi questo è il più grande mercato, la più grande industria oggi, cioè le automobili, il petrolio e meno. Quindi il turismo è importante. Ecco, altri dati veloci, dal punto di vista degli arrivi, la Francia è numero uno, la Spagna ha fatto un balzo in avanti incredibile. Ecco, questi sono dati del 2017, quando l'Italia, che rimane al quinto posto con 58 milioni, in quell'anno ha fatto un più 11. Attenzione che però è un numero drogato dall'effetto terrorismo e dall'effetto delle varie rivoluzioni in Nord Africa, per cui già quest'anno purtroppo i numeri non sono così, diciamo, la crescita non sarà così elevata. Però mediamente l'Italia, diciamo, nel corso degli anni ha perso quote di mercato, perché quando avevamo 25 milioni di viaggi all'anno, l'Italia era il numero uno, però la torta è cresciuta e è vero che abbiamo perduto qualche quota di mercato perché siamo, come vedete, al quinto posto, però abbiamo comunque siamo tra i primi al mondo come arrivi internazionali. Ecco, attenzione che la Spagna era dopo di noi, nel giro di un po' di anni ha superato l'Italia di gran lunga. E poi vedremo anche come fatturato ha superato la Francia. Ecco, andiamo a vedere. Allora, intanto chi sono quelli che spendono?
Ecco, un'altra informazione importante è che la Cina non è il futuro, ma è già il passato, perché vedete che la Cina spende 258 miliardi di euro in viaggi internazionali. Ecco, l'Italia ne prende una piccola quota. Poi arrivano gli USA, poi la Germania. Ecco, la Germania certamente, in particolare in Nord Italia, in Veneto, abbiamo molti tedeschi, gli inglesi e i francesi, che in Italia sono più rari. Ecco, diciamo che in Italia prendiamo abbastanza bene gli americani, i tedeschi e qualcosina degli inglesi, in Toscana in particolare. La Cina è tutta da sviluppare. Ecco, quindi il mercato è qua. E perché lo evidenziamo? Perché per il mondo industriale Cina e USA apprezzano molto il turismo esperienziale, come poi andremo a dire. Allora, che cosa è il turismo esperienziale? Per fare un discorso lungo e farlo corto, mi avvalgo di questa presentazione, di questo sondaggio di TripAdvisor, che dice, di qualche anno fa, che dice che il 55% dei viaggiatori vuole vivere esperienze uniche e interessanti, il 36% vuole calarsi nella vita e nella cultura locale. Quindi il turismo tradizionale, che è quello in cui vado a vedere i posti, la cultura, i monumenti, il bel paesaggio, il mare, che sicuramente rimane, diciamo, è in qualche modo invaso da questa sensibilità che si sta diffondendo e che sta dilagando a livello mondiale di turisti che vogliono essere protagonisti del territorio, sentirsi a casa in altri posti, mangiare quello che si mangia nei posti locali, incontrare le persone, i cosiddetti locals. E quindi a maggior ragione le piccole industrie, ma anche le grandi industrie e gli artigiani diventano occasioni di incontro, non solo per vedere come si produce un pezzo di meccanica della Ferrari, ma proprio per conoscere le persone, entrare nella cultura. Quindi ecco che tutto il mondo enogastronomico, comincio ad anticipare, sta avendo un boom incredibile. Quindi chi fa l'olio, chi fa i salumi, chi fa il pane, ecco, tutto il mondo dell'enogastronomia oggi, diciamo, è il trend più elevato che abbiamo a livello europeo e anche italiano. Ecco, per chi si occupa di marketing c'è questo nuovo termine che è quello del prosumer, ovvero del proactive consumer. Il consumatore in italiano è il consumatore che fa parte del prodotto, perché nel momento in cui io mi calo nella cultura e metto le mani in pasta, così, ecco, vediamo un po', ecco, 65% della crescita di questo mercato, in un mercato che sta crescendo in un ritmo incredibile, ma volevo arrivare a questa slide in cui si vedono appunto le mani in pasta, cioè i turisti mettono le mani in pasta seguendo le loro passioni insieme ai locals. Quindi conoscono le persone, stanno insieme, qualcuno vuole andare a cena a casa di una famiglia, qualcuno vuole andare in cantina e fare il vino, qualcuno vuole fare la lezione di cucina. La gente vuole essere protagonista, protagonismo e relazione. Queste sono le due, diciamo, tematiche che stanno fortemente emergendo. Allora, i prodotti esperienziali, si basano su passioni condivise. Possono essere appunto l'artigianato, l'arte, la cultura, la storia, la natura, la gastronomia, la spiritualità e le emozioni in senso lato. Qui si vede un discorso di honeymoon, wedding, eccetera. Allora, il punto è che ogni passione che ha radice nel territorio, quindi come si suol dire nel gergo turistico, che ha radice nel genius loci, può diventare pretesto per un'animazione che mette al centro il consumatore. Quindi vedete la parola animazione e vedete di nuovo il consumatore al centro. Quindi oltre ai beni culturali, tutta l'attività che è storica, no? Quindi certamente non è che perdono di significato i Musei Vaticani o le rocche o i quadri, eccetera. Però, per esempio, per tutto il mondo cinese è molto meno importante, molto più importante andare fuori a pescare. Il cinese vuole fare. Perché dico il cinese? Perché ci sono molti business che possono partire grazie all'attività del turismo. Cioè il turista viene in Italia, conosce un po' le realtà anche industriali e poi parte il commercio. Quindi molto spesso, e poi vi farò degli esempi su questo, l'attività industriale può essere anche aiutata, per industriale intendo anche artigianale,
può diventare palcoscenico per coinvolgere ed emozionare il turista esperienziale. Quindi qui non parliamo di una visita in fabbrica, ma parliamo di una esperienza in cui il turista nella fabbrica, nel panificio, nel salumificio è coinvolto con tutti i sensi. Nei cinque sensi noti, più il sesto senso che è quello più intimo, più spirituale, più emozionale. Ecco, questo richiede professionalità, non si può improvvisare. Oggi c'è una discreta offerta in Italia esperienziale, ma è molto improvvisata. E però, se vogliamo portare in Italia il turismo di qualità che è medio-alto spendente, dobbiamo avere professionalità. Ed è su questo punto che è nata la nostra idea di Artes, perché oggi non c'erano né scuole né disciplinari sul mondo del turismo esperienziale. Io so che voi state lavorando con Ettore su questo progetto di rete, appunto, del turismo industriale. Per esempio, io ho conosciuto ancora un po' di anni fa colui che ha fatto il disciplinare, la norma ISO del turismo industriale. Quindi è una persona, come potrebbe essere Ettore, come potrei essere io, che ha definito delle regole per come si fa il turismo in azienda. A questo noi possiamo aggiungere anche una disciplina per fare il turismo esperienziale. Allora, il turismo esperienziale è una risorsa per le imprese. Perché? Perché può fidelizzare la propria clientela. Quindi io qua sto parlando di quello che si chiama in gergo il turismo nel canale MICE, Meeting, Incentive, Congressi, Eventi. Quindi tu hai i tuoi distributori, tu hai i tuoi fan, ecco, li puoi coinvolgere e fidelizzare il rapporto con loro. Due, puoi arrivare a nuovi mercati tramite il canale turistico, cioè possiamo costruire appunto iniziative, animazioni, storie, le chiamiamo noi, storie da vivere insieme, che vedono protagonista la tua azienda, la tua realtà, il fare il pane insieme o il fare la mozzarella insieme o fare qualche cosa che coinvolge comunque il cliente in modo attivo, l'assaggio, la degustazione, imparare a degustare. Ecco, questo vuol dire che la tua azienda entra nei cataloghi dei tour operator e quindi indirettamente si fa pubblicità e apre opportunità su nuovi mercati. Anche su questo vi farò poi degli esempi. Ecco, e l'altra cosa è lo sviluppo di un aftermarket che può spingere il prodotto e anche la marginalità. A questo punto, forse conviene che due o tre esempi li faccia subito. Allora, in Toscana, quindi non parlo di una realtà nostra in questo caso, ma di una realtà che ho conosciuto, c'è un americano che ha un'azienda, è un tour operator, è Italy by Ferrari, Italy by Vespa. Lui opera solo in Toscana. Lui ha in mano il mercato straniero, il mercato americano di alta qualità, e ha sviluppato relazioni con tante piccole realtà industriali locali che fanno appunto enogastronomia, il vino, l'olio, il prosciutto, eccetera. E cosa fa lui? Gli dà la Ferrari in mano ai suoi clienti, quindi una cosa di alta gamma. Ferrari certamente è un marchio conosciuto, eccetera, ma poi gli fa vivere l'esperienza nelle cantine, nelle lezioni di cucina, dove fanno il formaggio, e questo fa nascere una amicizia, quindi una relazione tra il cliente americano che si diverte con questa Ferrari, ma conosce, chiamiamolo Giovanni che fa il formaggio, Piero che fa il salume, Antonio che fa il vino, e poi comincia a comprare il formaggio, il vino e i salumi con un premium price almeno del 30%, ovvero comincia a rifornirsi in America di questo cibo vantandosi con i propri amici che lui ha il fornitore di vino, di formaggio che è Giovanni. Quindi quel formaggio, quel vino che compra si carica di una emozionalità che viene premiata con un margine molto più elevato. Tanto per darvi un'idea di cosa fa questo signore, durante l'inverno cosa fa? Prende gli italiani e li porta in America, e allora fanno le cene, fanno gli eventi, fanno la musica, fanno lo spettacolo, e questo si traduce in diciamo, un processo di sviluppo commerciale che fa conoscere questa realtà italiana agli amici dei turisti che sono venuti in Italia, che poi non solo cominceranno anche loro a comprare questi aspetti di enogastronomia, ma addirittura poi verranno e torneranno a fare esperienze in Toscana con questo tour operator, il quale è molto interessato ai nostri prodotti perché dice: io sono specializzato in Toscana,
tu ti stai muovendo in tutta Italia, magari possiamo collaborare per fare qualche cosa insieme. Ecco, questo era per darvi un primo esempio. Vi faccio un secondo esempio che anticipo, così andiamo su cose concrete. Vi faccio l'esempio di una cantina, per riservatezza non dirò il nome della cantina, quindi una cantina importante italiana che è stata fondata nel 1400 e fa già degustazioni, visite, quindi un turismo industriale e anche un po' esperienziale già lo faceva, però dice io voglio aumentare il livello del mio intrattenimento con gli ospiti e con le persone che vengono in cantina. E quindi abbiamo costruito un prodotto secondo la disciplina che poi vi farò vedere che va a ricostruire e a coinvolgere, giocando con il turista, quando la cantina venne fondata nel 1400, dove un conte siciliano si trasferì in questa regione e perché sposò la contessa di cui adesso non ricordo il nome, e i suoi, diciamo, contadini dovettero imparare a gestire la vigna. Per cui il turista gioca in questo piccolo gioco di ruolo e va in vigna a seconda della stagione, deve imbottigliare, deve tagliare, deve vendemmiare, insomma, deve fare quello che serve. Certamente va a imbottigliare in un luogo preparato apposta affinché invece di farlo in modo meccanico e automatico come hanno oggi, lui si imbottiglia il suo vino, si mette il suo nome e la contessa, che è una impiegata della cantina, lo accoglie, in questo caso lei è vestita come nel 1400, con grande, e quindi diciamo creando un prodotto di coinvolgimento molto strutturato, molto bello, molto, molto fine. Un altro esempio, per esempio, è il 70° di un'azienda di profumi che sta vicino a Monza. Allora, ci chiama questa azienda e vuole fare il 70°. Noi appunto siamo specializzati in questa logica, diciamo, esperienziale e come vedrete dello story living, quindi dove il turista ha un ruolo, gioca, eccetera. Ecco, coinvolgerà in questo 70° una quarantina di distributori che ha in tutto il mondo. E questi distributori li faremo giocare. Di solito un anniversario come si fa? Vengono in azienda, se non l'hanno mai vista, la vedono, e poi c'è l'amministratore delegato che fa un bel discorso, poi si va a mangiare, e poi tutti felici, si fa un po' di balli e festa, tutti a casa. No, faremo una cosa molto diversa. Loro sono attrezzati con una showroom molto interessante. Noi costruiremo il profumo del 70° insieme con i distributori. Quindi i dipendenti, i distributori lavoreranno insieme per costruire un profumo secondo le caratteristiche che insieme decideranno. E questo diventerà il profumo del 70°. Verrà imbottigliato e questo è realizzabile anche in una sola giornata con un minimo di aiuto appunto dei chimici della situazione. E ovviamente quando torneranno a casa dopo aver fatto festa, dopo aver fatto celebrazioni, sicuramente coinvolgendo le specialità del posto, eccetera, ma capite che il livello di fidelizzazione che questi distributori avranno con l'azienda, avendo fatto loro il profumo, sarà molto più elevato. Adesso sto andando veloce e un po' anche banalizzando cose che magari sono un po' più complesse. L'ultimo esempio che faccio è con una nota casa di automobili, anche qui per riservatezza non farò il nome, che sta comunque vicino a Treviso e che ha la produzione e fanno racing. Nel momento in cui abbiamo incontrato il direttore del racing team, l'idea è quella di coinvolgere i fan che sono di centinaia di migliaia a livello mondiale. Ecco, non sto parlando della Ducati che già sta facendo cose, diciamo, su quest'onda, ma in questo caso non avevano ancora fatto niente, quindi realizzeremo delle animazioni per i fan, e quindi andremo a coinvolgere il fan con la storia che stiamo selezionando i nuovi piloti per l'anno prossimo. Quindi il fan che cosa farà? Il fan arriverà in questa destinazione, che ha un suo circuito, proverà le moto, dovrà dimostrare di conoscere il motore, quindi si ribalta tutta la logica. Invece di fare la visita guidata, il fan deve dimostrare di sapere, deve dimostrare di saper fare. Chiaramente sarà sempre assistito, andrà in fabbrica, dovrà spiegare lui il motore come è fatto e l'ingegnere dirà se è giusto oppure no. Andremo poi vicino a Treviso a banchettare, a far festa con il prosecco e le cose specifiche del posto. Quindi sto andando molto veloce per darvi delle pennellate di cosa vuol dire coinvolgimento emozionale che tocca la relazione, l'emozione e quindi la memoria.
e quindi diventa una situazione unica e ripetibile. E questo è un grande valore, perché nel turismo quello che rimane alla fine è la memoria. Quindi, se noi siamo capaci di generare una forte emozione che viene da cose mai fatte, da cose sorprendenti, ma dalla relazione con le persone, appunto l'ingegnere che fa la moto, il pilota che viene a insegnarmi a pilotare l'automobile, eccetera, ecco, da questa relazione nasce il fatto indimenticabile che poi crea passaparola e nel caso del turismo industriale crea brand identity, brand awareness, ovvero reputazione del marchio, eccetera. Questo vale anche per marchi poco conosciuti. Quindi il turismo, in particolare per l'enogastronomia, se non sei la Barilla, non hai volumi di marketing enorme, ma con il turismo puoi accedere a un canale di promozione addizionale a quelli che già hai a costi praticamente zero, perché è il turismo che ti promuove a gratis, nel senso che nel momento in cui tu sei dentro un aspetto di tour operator di appunto di prodotto turistico, la tua azienda viene reclamizzata tramite la filiera. Ecco, questo poi diventa, diciamo, è una cosa isolata, la faccio come se fosse il castello. No, la devo fare insieme alla destinazione. Per cui questo dà forza e attrattività alla destinazione secondo il proprio specifico genius loci. Tutti conoscerete, il mago del Kashmir, Brunello Cucinelli, se non ricordo male, che ha fatto soldi a palate, ma che hanno coinvolto il territorio. Per cui andare da Brunello Cucinelli è un'esperienza. Ecco, il turismo esperienziale, quindi, che non è solamente la bella giornata, la bella passeggiata, allunga il periodo di permanenza, destagionalizza, c'è tutto un mercato di persone più o meno anziane che hanno tempo e anche i soldi, e quindi possiamo andare a fare appunto esperienze al di fuori dei mesi classici e canonici dell'estate. E questo apre anche spazio a destinazioni minori, perché non scelgo tanto la destinazione, ma scelgo l'esperienza. Allora, stanno nascendo tour operator specializzati solo sulle cantine, per esempio. Quindi la passione comincia in alcuni casi a superare la destinazione. Quindi, se io sono appassionato di enogastronomia, potrò accedere a delle filiere, a dei mercati, a dei canali che, indipendentemente che io sia in un posto o in un altro, ma voglio che io gli faccia vivere un'esperienza incredibile. Le destinazioni. Allora, l'Unione Europea, questo è positivo per noi, ha il 51% degli arrivi. Comincio a dirvi che ormai per certi mercati non si parla più di Milano, Palermo, Bari o Napoli, ma si parla di Francoforte, Roma. Quindi è l'Europa, noi siamo visti come noi guardiamo gli Stati Uniti. Certamente noi parliamo di New York, Los Angeles, ma parliamo di Stati Uniti. Ecco, l'Europa per i cinesi è Europa. Dentro l'Europa c'è anche l'Italia. Ecco, questo è molto importante perché noi pensiamo di essere italiacentrici e certamente ne abbiamo ragione, ma l'Italia deve avere un prodotto che si distingue per poter competere contro Francia e Spagna, i quali, ahimè, vi do questa notizia positiva per loro, meno positiva per noi, hanno fatto molto bene, in particolare la Spagna, il Portogallo e la Francia, sul turismo esperienziale. Oserei dire che il turismo esperienziale, anche in chiave industriale, è stata una delle molle che ha consentito alla Spagna di superare come fatturato, non come arrivi, la Francia, che era storicamente il numero uno. E fino a 8 anni fa la Spagna era dopo di noi. Quindi cosa vuol dire? Che avendo una strategia paese, e voi mi direte, ma anche il nostro paese ancora non ce l'ha, ma diciamo che ci sono tanti ingredienti. Uno è saper fare professionalmente un prodotto esperienziale di livello, un prodotto industriale di livello. Due è fare un'alleanza nel territorio, quindi costruire i cosiddetti club di prodotto, che io auspico che voi come gruppo di aziende possiate costruire, con degli identificativi che omogeneizzano il prodotto. Ecco, adesso noi parleremo di story living. Se voi costruirete delle storie, potrete realizzare per esempio un club di prodotto sulle storie. Quindi uno dice, è come se andasse a Luna Park e trova delle attrazioni. Ecco, la storia diventa una attrazione, la storia da vivere insieme.
Questo rende omogeneo, perché è un format, rende omogeneo anche quello che faceva il divano rispetto a quello che faceva il pane, che di per sé non hanno niente a che vedere. Però uno dice: io vivo delle storie, è come se andassi al cinema e ogni volta vedessi un film diverso. Allora, per attirare un turismo di maggior valore, l'Italia appunto deve aumentare la professionalità, la qualità e la sicurezza della propria offerta esperienziale e puntare a marche e format capaci di aggregare un'offerta che è polverizzata e spesso improvvisata. Non sto a disperdermi qui nel parlare che andare sul mercato è complesso, però l'Italia vedo che si sta muovendo, quindi speriamo che si riesca a fare meglio che in passato. Con il progetto Artes, noi appunto abbiamo definito questo format dello story living, le storie da vivere insieme, e abbiamo definito anche una professione che è quella dell'operatore di turismo esperienziale, che può essere sviluppato anche da un dipendente aziendale o da una guida turistica o da un sommelier, quindi da una persona che è appassionata, che è specializzata su un argomento specifico, che sa creare, organizzare ed erogare un prodotto di turismo esperienziale. È nata anche l'associazione Assotes, che è stata accreditata dal Ministero dello Sviluppo Economico. E un marchio di qualità che dice: ok, cari signori, il prodotto è fatto secondo un disciplinare e quindi voi che siete il tour operator americano o cinese, state tranquilli che non ci sono pericoli, perché uno dei problemi è la qualità del prodotto, quindi che cosa sto comprando, ma la sicurezza, dove per sicurezza si intende la persona e le cose. Questo è il terrore dei tour operator internazionali. Per questo, specialmente se si fa turismo esperienziale e turismo industriale, è un tipo di turismo più pericoloso, perché appunto si mettono le mani in pasta. Quindi è molto importante in questo caso avere dei marchi e dei disciplinari che garantiscano e tutelino la qualità. Ecco, dallo storytelling allo story living, io auspico che ognuno di voi sappia che cos'è lo storytelling, che è andato di moda negli ultimi 5 anni grazie ai social network, dove si raccontano le storie. Quindi il marketing si fa raccontando il brand. Ecco, qui la novità che noi vogliamo introdurre per attirare e dirottare turisti che andrebbero in Francia, che andrebbero in Spagna, motivarli a venire in Italia, è che noi gli facciamo fare lo story living, cioè loro vivono la storia, ecco, come i 2 o 3 esempi che vi ho fatto prima al volo. Ecco, quindi da un itinerario, da una visita guidata, li mettiamo dentro una storia da vivere insieme, che è un nuovo genere di intrattenimento. Ecco. Sostanzialmente ogni storia, ma questo è diciamo uno schema che è antico di qualche migliaio di anni, c'è un problema che spinge all'azione, un'impresa da compiere e poi si fa grande festa. Ecco, vi dicevo prima, no, l'esempio dei fan della moto, il problema è stiamo selezionando i nuovi piloti per l'anno prossimo, ovviamente non è vero, è un gioco, e l'impresa da compiere è dal punto di vista del fan essere protagonista, di essere scelto, di essere nominato il nuovo pilota, di avere le qualità, di dimostrare di avere le qualità proprio in casa della moto, della fabbrica di moto di cui lui è fan. E ovviamente, siccome ognuno poi sarà nominato abile a qualche cosa, si farà grande festa e grande celebrazione, quindi grande, grande, ecco, il turista nel ruolo di protagonista. Allora, tanto per darvi un'idea di alcuni aspetti, adesso non vi tedio troppo su questo schema del disciplinare, ma solo per dirvi gli ingredienti principali. Allora, c'è un aspetto estetico: la storia poteva avvenire solo in quel luogo, quindi deve essere agganciata al genius loci e alla competenza specifica dell'industria, della fabbrica appunto che abbiamo. Nel caso dell'enogastronomia è molto facile, perché ogni 5 km in Italia cambia il vino, cambiano i formaggi, cambiano i salumi. Per mille motivi, quindi l'Italia, che è la patria della diversità, trova in questo genius loci ogni paesino ha qualcosa di diverso da raccontare. Ecco, l'intrattenimento, quindi qualcuno parlerà dell'argomento, e certamente l'operatore che parla deve essere esperto per intrattenere, e quanto mai se avviene nell'industria, che appunto chi è dentro l'industria sa dire di ogni cosa. Ecco, la cosa che invece comincia a essere più complicata da realizzare è fare delle prove, delle sperimentazioni, delle degustazioni che possono anche spingersi fino a imparare a fare. Quindi, se noi andiamo a degustare un vino, avremo una palla
prova, una sperimentazione. Se invece io ti insegno a degustare un vino, avrò imparato a degustare un vino, quindi sono nella fase 4 educativa. Ok? Quindi se io sento il profumo che dicevo prima della società che fa i profumi, avrò sperimentato il profumo, ma se io lo faccio il profumo, sono nella fase educativa, quindi capite che è tutto un altro ingaggio. Ecco, realizzare prodotti che hanno tutti e quattro queste componenti è abbastanza complesso, richiede professionalità, ma tutti i prodotti che noi commercializziamo hanno queste caratteristiche. Ecco, allora, volendo velocizzare un po' il discorso, lo storylining aiuta a fare rete perché uno ha la sua azienda, la sua realtà, ma le storie coinvolgono un po' tutto il territorio, perché poi si conoscono le persone, magari nella stessa giornata, sullo stesso tema si vanno a conoscere altre realtà. Ho in mente, per esempio, una storia che abbiamo in Sicilia, fatta da una nostra, da Maria Grazia, che è specializzata nella. Lei è un buyer, per una rete di supermercati ed è specializzata negli aspetti organolettici dei cibi. Quindi lei ci porta, siccome dobbiamo fare una lezione di cucina per imparare un metodo di cucina molto antico, in Sicilia, però lei ci porta negli agriturismi a selezionare il cibo e ci fa capire che la qualità delle arance da una parte è di un tipo e dall'altra parte è di un altro tipo. Quindi noi non solo visitiamo gli agriturismi, le piantagioni, eccetera, ma riusciamo anche ad imparare, prima ancora di imparare a cucinare il cibo, impariamo a distinguere la qualità, che è una cosa che non è scontata. Ecco, allora, la logica della rete è fondamentale e noi sappiamo che in Italia si fa gran fatica a fare rete. Piaccia o non piaccia, siccome il turismo è una delle risorse più importanti su cui l'Italia potrà far leva, saremo obbligati a fare rete, perché il turismo si fa in rete, il turismo esperienziale non si può fare da solo, cioè uno deve andare in un territorio in modo integrato. Allora, io faccio una diciamo settimana enogastronomica, è chiaro che devo trovare tutto a tema. Ecco, oppure sono appassionato di pesca, dovrò fare esperienze a tema. Ecco, il tematismo deve essere senza soluzione di continuità. Quindi il fatto di avere un club di prodotto ci può aiutare in questo senso. Ecco, adesso io non ho guardato l'orologio e non ho in mente che ore sono. Dunque, vi ho fatto già l'esempio. Abbiamo ancora un paio di minuti, così poi magari molti aspetti puoi svilupparli attraverso domande che chiedo alle persone di poter prepararsi a fare. Ricordo cliccando la manina a sinistra del pannello di controllo, in modo tale che poi in ordine di richiesta do la parola. Perfetto, allora del 70° gli ho parlato, la cantina gli ho parlato, le moto, ma per esempio stiamo realizzando un progetto finanziato dalla Regione Veneto che ci ha selezionato proprio per questi progetti di story living, dove stiamo lavorando con Confagricoltura, Agriturist, per mettere insieme dei club di prodotto con gli agriturismi, dove ogni agriturismo avrà una storia diversa dall'altro. Ora, gli agriturismi sono molto simili, quindi potrebbero essere concorrenti tra di loro, però ogni fettina di territorio ha una sua particolarità che nasce sia dalle persone che incontri, sia dagli aspetti, diciamo, del presente, ma o anche del passato. Ecco, quindi a ottobre dell'anno di quest'anno contiamo di convocare dei buyers internazionali e all'interno della borsa del turismo esperienziale che si terrà ancora appunto tra ottobre e novembre a Venezia faremo la presentazione di questo club di prodotto. Ecco, che abbiamo chiamato Ville Barchesse Antiche Boarie, attorno all'agriturismo, mondo rurale, natura e enogastronomia, e un secondo club di prodotto con animazioni culturali che escono dai musei e entrano nel territorio. Come vedete, l'enogastronomia c'è sempre perché è il trend maggiore, quindi alla fine sempre bisogna mangiare bene, fare festa. In alcuni casi si può anche solo fare una storia attorno all'aspetto enogastronomico. Ecco, qui vi cito un progetto che stiamo facendo, che abbiamo già fatto, scusate, ma stiamo commercializzando, in questo caso siamo stati chiamati dalla diocesi di Aci Reale e abbiamo formato un gruppo di giovani facendo delle storie, per esempio come quella che dicevo prima di Maria Grazia o altre,
Mascali, dove c'è stato la lava che ha distrutto il paese nel 1928, coinvolgiamo la fabbrica che lavora la pietra lavica, oppure un orefice che fa gioielli con la pietra lavica, oltre agli agriturismi, eccetera. Quindi ancora il turismo esperienziale è occasione di coinvolgimento degli asset industriali o artigianali del territorio. Ecco, qui abbiamo l'esempio, nessuno di voi mi pare all'hotel, ma perché metto l'hotel di Sondrio? Questo è l'hotel di Carmen che vedete qui la fotografia. Questo è un hotel business, non è un hotel leisure. Cioè, andate dentro, è pulito, si mangia molto bene, ma serve per chi va lì per lavoro. Però lei volendo fare attività leisure durante il weekend, grazie anche al corso che ha fatto con noi, all'esperienza che abbiamo maturato insieme, ha coinvolto dei weekend in cui, coinvolgendo le cantine, le stalle, chi fa il formaggio, appunto nella Valtellina, fa vivere una particolare esperienza ai suoi turisti che giocano a fare i reporter, per una manifestazione. Che abbiamo chiamato il Festival della Valtellina, per cui lei mette in gioco le sue conoscenze con le persone del posto e i turisti si fermano come una caccia tesoro con una mappa a intervistare e a fare un reportage che poi verrà presentato alla sera del weekend all'assessore o al sindaco che verrà coinvolto in questa manifestazione. Quindi, come vedete, è esperienzialità massima a costo praticamente zero. Lei poi fa un grande pranzo, diciamo una grigliata, che comunque avrebbe fatto per questo weekend, solo che invece di fare la normale grigliata, i cuochi e il suo personale si veste in stile e saranno intervistati dai turisti che devono capire le specialità del posto, come sono cucinate, le particolarità, eccetera. Ecco, qui c'è un progetto che andrà in onda nel 2019 dove faremo formazione ai pastori. Qui siamo in Sardegna, che tra l'altro è la prima regione che ha accreditato proprio il ruolo professionale del tecnico specializzato per il turismo esperienziale. Ecco, io avrei terminato e probabilmente sono andato molto veloce e spero di non avere confuso. Alla fine cosa rimane di questo discorso? Allora, il turismo è un mercato che cresce molto. All'interno del turismo, il mercato che cresce a due cifre, 65%, è il turismo esperienziale. Il turismo esperienziale coinvolge gli asset locali e quindi anche le imprese, le aziende e gli artigiani in mille forme. Si tratta di fare visite guidate? No, si tratta di coinvolgere il turista a diventare il protagonista di una piccola avventura. In questo modo si crea un prodotto molto emozionale che crea la memoria e che viene percepito come prodotto di qualità dal sistema e crea passaparola, eccetera. Quindi qui mi fermo e rimango a vostra disposizione per qualsiasi domanda. Bene, grazie Maurizio. Allora, apriamo lo spazio per le domande che potranno aiutare anche Maurizio a sviluppare alcuni temi o a fare altri esempi che ci possono aiutare nel nostro tentativo, che ricordo quello di fare una rete di turismo industriale che abbia un disciplinare e che, come accennava alla fine Maurizio, sia in grado di coinvolgere gli operatori turistici locali. E quindi far sì che quello che noi mettiamo in pista possa essere apprezzato da un pubblico di turisti che in un qualche modo consente anche di potenziare il brand, come si diceva. Chi vuole intervenire può cliccare la manina alla sinistra del pannello di controllo e quindi vi do subito la parola. Abbiamo una decina di minuti, quindi se volete approfittare, c'è qualcuno che vuole intervenire, in particolare focalizzare qualche aspetto che Maurizio ci ha sottolineato. Non vedo, ecco, Giuseppe Lemma, do la parola a Giuseppe. Buonasera, Giuseppe. Buonasera, mi senti, Sì, Ettore? prego, puoi intervenire, Eh ciao. sì, no? Ricordo che Giuseppe ha l'olificio Buona. ad Altamura.
Sì, buonasera a tutti. Io non so se, siccome sono arrivato leggermente in ritardo rispetto all'orario, non so se è stato già detto. Per quanto riguarda il creare un prodotto di turismo esperienziale, c'è già qualche idea per quanto riguarda la Puglia o è ancora in fase diciamo, di analisi diciamo, anche in base alle aziende che faranno parte della rete che si andrà a creare? Ok, vediamo se qualcun altro vuole intervenire, altrimenti cominciamo a rispondere. Io posso dire certamente che il nostro tentativo della nostra rete Make It in Puglia vuol fare del turismo esperienziale nelle nostre imprese. Non a caso Artesse è partner del nostro progetto e abbiamo ritenuto fondamentale il contributo di Maurizio proprio per aiutarci a capire quali sono gli ingredienti per fare un turismo esperienziale professionale e anche al passo con la domanda che proviene, abbiamo visto, da mercati internazionali che viaggiano a cifre spaventose. Abbiamo accennato, ma lo riprenderemo come il tema, se è vero che i nuovi mercati sono in particolare Cina e USA, inevitabilmente l'aspetto linguistico dovrà essere una parte importante della nostra programmazione quando in questo periodo andremo a mettere a punto i progetti per ciascuna delle nostre imprese. C'è Valentina che vuole intervenire, non so se nel frattempo Maurizio vuole aggiungere qualcosa. Sentiamo magari prima Valentina. Valentina, buonasera. Valentina, ci senti? Valentina? Valentina Santoro? Valentina, ci Mi senti? sentite? Io sì, vi sento. Voi? Sì, bene, Ah, prego. bene. No, io volevo, vabbè, ringraziare il dottor Testa, volevo fare un commento più che altro per chiarirmi anche un attimo le idee, facendo parte di un'azienda manifatturiera che però si occupa comunque della pietra leccese, con riguardo, diciamo, ai monumenti, alla storia dell'arte, a un prodotto che da essere pura esperienza artigianale diventa poi col tempo anche, insomma, un elemento di design, eccetera, eccetera. Ora mi ha molto fatto riflettere la questione di non fare una semplice visita, come accade chiaramente in azienda, perché anche nel nostro caso noi ci apriamo ai visitatori, ai turisti. Molti cinesi, per esempio, chiedono di visitare dalla cava vogliono proprio fare quel tipo di esperienza. Però chiaramente non trattando un prodotto agroalimentare, poi l'esperienza, le mani in pasta, no, diventa una cosa un po' più complicata da fornire in tempi brevi. Sebbene si facciano esperienze educative con scuole, insomma, ragazzi, studenti, per cui si fa anche mettere, tra virgolette, le mani in pasta, perché tuttavia l'esperienza, diciamo, parte da un'operazione che resta anche artigianale, insomma, richiede l'intervento proprio operativo. Quindi, diciamo, l'idea di creare un prodotto poi condiviso anche con le altre esperienze, le altre appunto aziende che possono offrire di più un contatto, diciamo, più diretto, più sensoriale, è probabilmente fondamentale nel nostro caso per rendere la visita appunto esperienza più che. E quindi niente, mi chiedevo appunto nel caso, diciamo, di un prodotto diverso da quello agroalimentare, se c'era qualche idea di qualche azienda, insomma, simile, oppure non lo so, se si poteva, insomma, in qualche modo capire quali indirizzi seguire. Appunto, tutto qua, insomma, era Ok, una tutto considerazione molto così. chiaro. C'è Grazie. Sara De Trizio, poi passo la parola a Maurizio. Grazie comunque Valentina. Sara, se vuoi intervenire. Grazie. Sara, buonasera. Buonasera a tutti, grazie al dottor Testa anche per l'illustrazione completa e molto chiara. Io avevo soltanto una perplessità relativamente alla nostra Se puoi organizzazione. avvicinarti al microfono, si sente un po' lontano, un po' di eco. Mi sentite meglio? Un po' sì.
Allora, dunque, io dicevo, la mia attenzione è stata catturata soprattutto dall'idea di club di prodotto. Nel nostro caso, che siamo un gruppo di aziende anche dislocate non vicine tra loro, in che maniera potremmo cercare di omogeneizzare i prodotti diversi che offriamo in una rete di turismo di questo tipo? Ok, Grazie. molto chiara la domanda. Bene, e allora a Maurizio queste prime tre battute, poi se c'è un'altra domanda, altrimenti dovremo chiudere che il tempo a nostra disposizione sta per scadere. Grazie Sara. Allora, grazie per le domande e cerco di rispondere in modo telegrafico. Qualsiasi attività, quindi non solo quella enogastronomica, che ha radice nel territorio può diventare prodotto turistico. Questo lo si fa con un po' di creatività e un po' di metodologie che sono quelle che diciamo, noi mettiamo a disposizione di chi impara a costruire questo. Ho parlato di Mascali, dove si va nella fabbrica dove fanno la pietra lavica, vanno dall'orefice e fanno il gioiello con la pietra lavica, vanno a Lecce e fanno le maschere con la cacciatesta, vanno a Trani, sto parlando adesso di prodotti nostri, a Trani noi facciamo, coinvolgiamo il turista come se fosse con l'impresa di realizzare la promozione del castello di Trani. E come la faranno? Rievocando, facendo una promozione come se fossero un'agenzia di marketing del matrimonio di Manfredi e Elena di Epiro. Non sto qua a spiegare cosa e come, quindi con un coinvolgimento con il museo, con il ministero con cui ci siamo sentiti, eccetera. Quindi l'enogastronomia ho voluto metterla in particolare in risalto perché non deve mai mancare, perché è una cosa che va molto forte. Però anche se fai pezzi di meccanica, puoi costruire la tua storia. Ora ci vuole la creatività, devi trovare gli appassionati di quella cosa. Quindi nel caso, per esempio, adesso io conosco poco la storia dell'azienda che fa le pietre, ma intuisco che c'è tutto, come dire, un fatto storico e un fatto anche oggi presente, no? Della pietra come design, della pietra come scultura. Quindi non abbiamo l'imbarazzo della scelta. Adesso, per esempio, abbiamo appena fatto un corso a Firenze e la guida turistica che di Vinci, quindi della città di Leonardo da Vinci, coinvolgerà i turisti nel ricostruire i pezzi meccanici di alcune macchine che partendo dai disegni di Leonardo da Vinci, giocando sul fatto che quelle macchine nessuno le aveva mai costruite. Quindi loro andranno, prenderanno gli antichi scritti, cercheranno di leggere a rovescio, lei gli aiuterà, andranno in giro a chiedere agli abitanti della città, cioè sarà un giocare, ma poi con i pezzi ricostruiranno veramente queste macchine antiche, macchine da guerra di Leonardo da Vinci. Ecco, un conto è vedere il museo, un conto è essere protagonista dell'avventura. La domanda, ecco, non so se, quindi anche la pietra, cioè non è necessario avere l'enogastronomia, quella serve in coda per fare festa e a tutti piace. Poi, se io faccio il pane o faccio il salume, posso costruire una storia, adesso io ho in mente Matera, dove la storia non l'abbiamo ancora prodotta, ma lì c'è la storia con il timbro, no? Il pane, la gente andava a farsi il pane con la farina e il panettiere ci metteva il timbro. Quindi sono tutte tradizioni che noi possiamo rivivere con i turisti, in questo caso dell'enogastronomia. Ma la stessa cosa posso fare appunto anche con altre tecniche, con un'altra progettualità. Potrei stare qui a fare molti esempi, ma diventerebbe molto lunga. Ora, rispondo alla terza domanda del credit prodotto. Allora, io posso dirvi come si dovrebbe fare. Allora, e come stiamo facendo per esempio in Veneto e come faremo anche in altre regioni mano a mano che riusciamo a trovare sensibilità sia diciamo negli attori del territorio, quindi come le aziende, le guide turistiche, ma anche dove troviamo anche la sensibilità del pubblico, perché poi il turismo è promosso dal pubblico. E quindi è chiaro che se la Regione Veneto fa un bando
dove chiede competenze e prodotti di turismo esperienziale e noi lo abbiamo vinto subito, essendo i più esperti in Italia su questo argomento. Cosa facciamo? Mettiamo insieme le persone e attiviamo quella che noi chiamiamo l'intelligenza collettiva. Cosa è che rende club di prodotto? Nel caso del Veneto, due dimensioni: una, gli agriturismi, quindi mondo rurale, e l'agriturismo è omogeneo. Quindi una rete di agriturismi di per sé sono aziende che fanno la stessa cosa. Però e faremo queste storie di cui vi dicevo. Però nulla toglie che un gruppo di soggetti che fanno delle storie da vivere insieme, che è un format, quello diventa un club di prodotto. Diventa la terra delle storie, no? Puglia, land of stories. Quindi, se noi, la stessa cosa che abbiamo fatto con Acireale, abbiamo fatto formazione a un gruppo di ragazzi e sono uscite delle storie che sono diverse tra di loro, ma hanno la unificazione del fatto del format, dell'ingaggio, della relazione che era molto consono ai valori che la diocesi voleva esporre. Quindi, tra l'altro, non sono emerse neanche una delle storie religiosa in quel caso lì, ma sono tutte, diciamo, le persone che hanno un cuore aperto all'incontro, all'incontro con il turista, alla relazione, all'accoglienza. Ecco, questa è la chiave. E il format dello story living, che è innovativo, ci consente di fare il club di prodotto. Per cui anche aziende, anche realtà che sono diverse, il minimo, il più semplice club di prodotto potrebbe essere quello appunto di ritrovarsi attorno a un formato di prodotto. Ecco, non so È quello che un po' stiamo cercando di fare noi qui in Puglia come rete di turismo industriale, con un disciplinare, con una modalità comune di realizzazione dei prodotti e anche di modalità di promozione e di interazione tra noi. Quindi va bene, purtroppo il tempo a disposizione è ormai terminato. Io ringrazio moltissimo Maurizio di essere stato con noi e sarà molto utile mettere in pratica tutte le cose che Maurizio ci ha detto rispetto al lavoro che ci vede nelle diverse aziende. Con molti di voi abbiamo già fatto il primo incontro e con altri dobbiamo fare il primo incontro e poi il secondo, che proprio consentano di metterci al lavoro con quella creatività e con quella metodologia che Maurizio richiamava essere gli ingredienti per fare delle cose che poi abbiano un'attrattività turistica. Quindi grazie ancora a tutti quanti per aver partecipato e ci aggiorniamo nei prossimi giorni telefonicamente per proseguire il nostro lavoro. Poi, se penso che Maurizio possa sin d'ora prendere la sua disponibilità per eventuali altre occasioni di approfondimento, anche per piccoli gruppi con qualcuno di noi. Arrivederci, grazie a tutti, buona serata. Complimenti per il vostro bellissimo progetto e noi ci siamo e grazie a Ettore che vi ha invitato, in bocca al lupo per tutti. Arrivederci, ciao a tutti, buona serata.